eccoci qua. Adesso voglio fare, introdurre la cartolina del mio valletto personale. Mi sono preso un bel maschio di valletto personale. Avanti, vieni avanti. Dove vai? Dove sei? No, oh, mamma, quanto è sì, brutto. Avevo detto un bel valletto. Oh, mamma mia. Sono tutto bene. Sono il nipote di Gambarotta. Sei il nipote di Gambarotta, io mi aspettavo un bello. Io a dire la verità mi aspettavo un bello maschio, un bello valletto, quando è vero ho detto in tutto. Beh, ma dal naso si capisce. Tu dici che il naso scopre tutto, no? Appunto, hai ragione, pure tu hai ragione. Lasciami lavorare. Sì! Lasciami lavorare. Tutto Maricia! Dopo Maricia! Televisione culturale. Senti, questa è televisione culturale. Televisione culturale. Nazional Popolare. Ecco, adesso senti, facciamo sì, una signora, cosa. Dobbiamo spiegare tutti sì. e due. No, fisicamente si è messo bene. Sì. Dobbiamo spiegare tutti e due. Sì. La gente come devono fare per votare? Sì. Giusto? Spostati un attimino. Che caspita. Che balletto vuole questo con la mappate naso? Così, o... A me senza mappate naso mi piace di più. Va bene, allora così. Bravo, quando sei bello così. Sì, poi facciamo uscire insieme. Sì, eccolo. No, allora mettiti il naso, io preferisco, hai capito? Preferisco il naso. Sorpresa! Anzi, mi piace di più. Allora, se voi volete votare Peppe Lè... Chi è Peppe Lè? Peppe Lè, un giocatore nuovo. Peppe Lè, a me mi hanno detto, vieni a Vandastico... Giuseppe Lè. A me mi hanno detto, vieni a Vandastico, devi dire che devono votare Peppe Lè. Peppe Lè, mi hanno detto pure un calciatore. Va bene, signora Laurita, non si preoccupi, benissimo. Abbiamo capito. Allora, tu devi indicare, sì. hai capito? Devi indicare quello che dici. Se volete votare Peppe Lè, dovete scrivere 40. Ecco, se volete votare per Peppe, qui... C'è un bel pollicione. Eh sì, questa è una trasmissione che è innovativa. È innovativa. Indico col pollice. Bellissimo. Per fare una cosa diversa. Invece. Per rinnovare. Lasciami lavorare. Sì, scusa. Invece, se volete votare per Maradona, sì. dovete scrivere 50. Indica col. Sembra un pollicione. Quando è bello pollicione, che proprio bene, mi piace. Adesso vieni qua, segniamo che voce tieni. Sì, normale. Tieni una bella voce. Normale. Allora adesso devi spiegare da valletto. Dove devono mettere... Bello e sciocco. Dove devono mettere il tagliando? Dove devono mettere il tagliando? La centrale dell'altro. Dunque... Senta, qui, uno con... Senta, a me non lo devi dire, perché a me lo devi dire al pubblico, a allora, me lo devi dire, senta. Nel biglietto che troverete in fondo, nel biglietto che comprerete... Fa un macello. Beh, ma il valletto prende le paperette. Cose, la gente ecco, mettete qui il tagliando e lo incollate, in di posta. E questa cosa che cosa è? È una cosa aulica, visto che hanno tolto Manzoni dalle scuole, noi cerchiamo di arricchire il nostro lessico, è vero. Ma la gente per il votare, nostro per lessico fare familiare è così, è a un certo livello, è vero signora? Non so se lei. Quando mi piace, tieni. Quando mi piace. Mi sembra il pupazzo da Michelin. Senti che poi mi eccito. Mi eccito, non mi piace. Signora Marisa, stringiamo. Questo valletto simpatico mi dice stringiamo. Stringiamo. E io ti dico stringi. Signora Marisa, stringiamo. Stringiamo. Il francobollo va così. L'indirizzo è già stampigliato. E poi dovete spedire. Perché parteciperete così all'estrazione per un complessivo di per un ammontare di complessivo di 80 milioni di premi settimanali. Senti, che fai stasera? Veramente ho un appuntamento con la signora Oxa che quella è tutta secca, tu non vieni con me. Vabbè, però altro che ti faccio fare pure la ninna nanna qua in mezzo sì. sulla batteria, se ti piace. Grazie signor, grazie signora. Ciao a tutti, me ne vado, mi sono scucciata. Signore, scusate. Dimmi. Visto che state all'impiedi, perché non vi portate via pure la cartolina? E io sono venuta apposta fantastica a tirare la cartolina al balletto. Figurati!